Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato stamani a Casalbordino i sindaci e gli amministratori dei territori della costa dei Trabocchi per affrontare l'emergenza legata all'erosione costiera. La volontà della regione Abruzzo è quella di intervenire in tempi rapidi per avviare le procedure necessarie per salvare il litorale e la stagione balneare ormai alle porte. Siamo venuti proprio per prendere contatto con i sindaci, insieme agli assessori, ai consiglieri regionali del territorio e soprattutto ai tecnici. La Regione Abruzzo, come è noto, da alcune settimane ha approvato gli interventi urgenti per fronteggiare il fenomeno dell'erosione costiera sulla costa abruzzese. Ammontano ad oltre 2 milioni di euro i fondi stanziati per intervenire sui litorali devastati dalle ultime mareggiate. Faremo una riunione tecnica e politica insieme per vedere quali sono i reali fabbisogni per mettere in sicurezza il territorio e ripristinare delle spiagge che possano tornare ad essere attrattive per i turisti e volano per l'economia di queste città. È chiaro che la costa senza spiagge diventa un deserto e rischiamo davvero il tracollo economico e sociale di questo territorio. Per questo è una priorità importante che vogliamo affrontare. Siamo qui appunto per questa ragione, a significare con la nostra presenza e con una presenza così ampia di dirigenti e di esponenti politici e della Giunta, la massima attenzione che la Regione Abruzzo porta per il tema dell'erosione della costa, non solo a Casalbordino, non solo nel Vastese, ma in tutta la costa della Regione. Presidente, è importante intervenire anche per salvare una stagione balneare ormai alle porte. Sì, infatti, qui adesso dobbiamo fare, come dire, una corsa contro il tempo per questa ragione, perché siamo già in primavera, i tempi tecnici per fare appalti, li conoscete, sono le leggi e il codice sugli appalti consente difficilmente di poter fare le cose in somma urgenza, ci sono delle procedure già in corso, quindi sono venuto anche per farmi dire e capire insieme agli uffici in una riunione di lavoro quali sono i passaggi che dobbiamo fare e naturalmente con tutta la Giunta e con tutta la maggioranza ci impegneremo per fare, diciamo, quello che è di nostra competenza per farlo nella maniera più veloce e più rapida possibile.